Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, e quest'oggi parliamo di importanti novità che vedremo prossimamente su Automobilista 2. Prima di tutto parliamo di aerodinamica. Gli aggiustamenti ai coefficienti di deportanza in imbardata saranno applicati a tutte le auto. Questo significa che ci sarà una maggiore reattività in curva delle auto, ma una propensione a scivolare in curve ad alta velocità. Superando certe soglie, infatti, l'efficienza aerodinamica si ridurrà, aumentando quindi il rischio di perdere il controllo. E non finisce qui. Ah, scusate, è arrivato un messaggio. Aulo. Ma cosa vuole Aulo a quest'ora? Vabbè, ascoltiamolo. Ah, va Fabri, ma gli hai ricordato, amici nostri, il campionato che stava per partire su Sim Drivers? Il BTCC Mission Impossible 2023. Sì, vabbè, dai, aspetta a te. Dai, io ricordo io. Raga, state ma a sentire, Si parte il 30 settembre, una prequalifica di 48 ore, ok? È chiaro? Quindi 48 ore, da dove usciranno 27 piloti. Questi 27 piloti saranno divisi in tre categorie che formeranno 9 team, quindi 3 piloti a team. Questo perché diviso in tre categorie? Perché così almeno tutti quanti, dai più veloci ai meno veloci, potranno lottare per il titolo. E quindi non rischiamo, capito, che poi si rompe il cazzo, dopo due gare non c'è più storia, perché ci stanno i fenomeni, ok? Quindi tutti quanti saremo presi fino all'ultima gara, che saranno 5 gare, vi ricordo 5 gare, sui circuiti più belli che ci stanno inglesi, ovviamente essendo il BTCC, che potremo ancora a Valle Lunga, quindi è chiaro. Quindi raga, aspetto, che vi devo dire? Voi ricordarlo, scusate l'interruzione, ricominciate il video e mi raccomando la prossima volta, via delle medicine. Grazie Aulo che ci hai ricordato il campionato BTCC, ragazzi vi aspettiamo numerosissimi. Torniamo a noi, non finisce qui, perché gli pneumatici, elemento fondamentale per ogni simulatore di guida, riceveranno un aggiornamento significativo. Grazie ai progressi fatti con la versione 1.5, ora avremo un modello di gomma ancora più realistico. Infatti, le soglie di slittamento sono state ottimizzate e la gestione delle temperature è stata affinata per offrire un'esperienza di guida ancora più autentica. Con questi aggiornamenti, recuperare il controllo del veicolo dopo una scivolata sarà più difficile rispetto a prima, che sembrava c'era qualcosa che ti teneva. Quindi ragazzi, affinate le vostre abilità e preparate a sbindarla. Queste sono alcune delle novità in arrivo per Automobilista 2, rimanete ovviamente sempre sintonizzati come al solito, e se il video vi è piaciuto come al solito lasciate un pollice in su, lasciate un commento, ditemi che cosa ne pensate di queste novità molto stuzzicanti su Automobilista 2, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo prestissimo, da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao!